3 al punto 5 sarebbe la diffida all'autorità giudiziaria, diciamo un punto alquanto tosto, ma diciamo di grossa soddisfazione. È per questo che abbiamo voluto chiudere intanto questa prima assemblea dedicata alla fiscalità con questo argomento, perché in effetti il potere di imposizione fiscale deriva ovviamente dalla sovranità dichiarata dall'Italia sulla zona A del territorio libero di Trieste. Allora, noi per cercare di mettere a posto le cose, per cercare di chiarire completamente la situazione, quindi la realtà, abbiamo iniziato anche questa azione, che è una diffida inviata direttamente all'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria è responsabile ovviamente, in quanto anche nel caso dell'opposizione fiscale, quando voi volete opporvi, a parte l'Agenzia delle Entrate, e comunque tutte le opposizioni devono essere presentate ai giudici, ok? Quindi o al Tribunale di Trieste, che può essere il Tribunale Ordinario o il Giudice di Pace, o alla Commissione Tributaria, comunque sempre giudici, giudici fiscali, ma giudici, ok? E quindi noi con questa azione contestiamo il potere giudiziario italiano nella zona A del territorio libero di Trieste. Ecco, questa diffida è stata presentata al Ministro di Giustizia, da una parte intanto da alcuni componenti del nostro movimento, ok? Ho iniziato io ad aprire la pista, in effetti, e poi è stata presentata, quindi dopo, oltre che al Ministro di Giustizia, depositata presso le 7 cancellerie del Tribunale di Trieste, perché noi informiamo ogni presidente di sezione del Tribunale di Trieste che non riconosciamo l'autorità giudiziaria italiana qui nel territorio libero di Trieste, ok? E ci appelliamo ovviamente, chiaramente, al trattato di pace, a quanto previsto dal trattato di pace anche per garantire la legge nella zona del territorio libero di Trieste, e questo in particolare l'articolo 14 dell'allegato sesto prevede che vengano istituiti i tribunali nel territorio libero di Trieste nel rispetto delle leggi del territorio libero, e le leggi del territorio libero non possono essere quelle della Repubblica Italiana. E allora, questo atto, come vi dicevo, viene anche consegnato, diremmo dovutamente, doverosamente, al commissario di governo, quindi al prefetto, perché comunque lui è il rappresentante del governo italiano nel territorio libero di Trieste e ha più di qualche responsabilità, e quindi questa considerata una specie di assicurazione, cioè voi presentate un atto in cui comunicate alle autorità italiane che non possono, non potranno procedere contro di voi, ok? E se lo fanno, agiscono loro in violazione del diritto internazionale e quindi del trattato di pace. Quindi una volta che voi avete depositato questo atto, quindi avete informato la giustizia italiana, lo potrete produrre in qualsiasi occasione in cui vi troverete chiamati in causa, okay? Si tratta praticamente di un'eccezione preliminare già preventiva, ok? Quindi qualsiasi procedimento potrete dire: io avevo già presentato la diffida all'autorità giudiziaria italiana, qui rafforzo l'intervento allegandovi anche a ulteriori documenti, e vediamo, in questo caso allegherete il trattato di pace come al solito, perché qui per esempio non lo presentiamo, ci basiamo semplicemente su una sintesi, una autodichiarazione, ok, sulla validità del trattato di pace. Loro dovrebbero dimostrare che questo non è vero, ma non sono in grado, come già detto molte volte. Allora, per ora abbiamo fatto una prima sperimentazione, quindi io avevo presentato singolarmente per primo appunto la diffida, poi abbiamo voluto fare un test di prova, cioè organizzando un gruppo di nostri associati e quindi presentandoci in tribunale, quindi ovviamente senza dichiararlo, cioè a sorpresa, ok? Per vedere qual era la reazione delle varie cancellerie nel momento in cui depositavamo la diffida. E anche per verificare i tempi, perché è chiaro, bisogna vedere quanto tempo si perde, perché vogliamo estendere questa azione, appunto, in maniera tale che molti cittadini di Trieste possano prendervi parte. Allora, per il giro di prova che abbiamo fatto,
si erano offerte 5 persone, quindi siamo andati in 5, per appunto fare i depositi. Allora, per fare solamente il giro delle 7 cancellerie, sono 7 giusto? Boh, 7 cancellerie, ci abbiamo messo circa 2 ore. Ok? Benissimo. E naturalmente questo a dimostrazione che insomma non è molto semplice, se dobbiamo presentarci in un gruppo più nutrito, e riuscire a fare tutto ad esempio in una giornata. Allora, per cercare di risolvere questo, aggirare questo ostacolo, risolvere il problema, stiamo raggiungendo un accordo con i tribunali di Trieste. Loro per ora si sono dimostrati disponibili sia la sezione civile che quella penale, quindi la Procura della Repubblica, per dedicare una giornata alla presentazione. Loro appunto aprirebbero il tribunale un giorno da concordare, magari una volta al mese, due volte al mese, per consentire, quindi tutte le cancellerie accoglierebbero solo questo atto al pomeriggio naturalmente, per consentire ai cittadini di Trieste di depositare questa diffida. Ok? Quindi adesso noi ci dobbiamo organizzare semplicemente perché dobbiamo raccogliere le adesioni e dobbiamo individuare la giornata adatta per fare questo. Dopodiché lo comunichiamo al tribunale e, fatto questo, dovremo avere effettivamente almeno un giorno al mese dedicato alla diffida, ok? Contro l'autorità giudiziaria italiana per il TLT. Quindi anche per questo vi consiglio di mettere in contatto con noi per appunto dare la vostra disponibilità, e creeremo probabilmente già e organizzeremo il primo giro, suppongo entro novembre, data indicativa metà novembre, ok? Dovremo comunicare già la prossima settimana al Tribunale di Trieste la nostra richiesta, e quindi ecco, adesso lo sapete, girate la voce, noi diffonderemo anche tramite i nostri soliti canali informativi il messaggio, cerchiamo di avere almeno la prima volta, che ne sono, un centinaio di persone. Benissimo, prenderanno un po', se la prima volta siamo presentati in 5 avevano già abbastanza paura, se la prossima ci presentiamo in 100 forse. Io direi che se c'è qualcuno disponibile su internet potrebbe prendere appuntamento con sì, Franco. Magari ecco, se scrivete. Qualcuno vorrebbe farlo già adesso, Franco può prendere una domanda. Ah sì, mi dimenticavo, sì, i costi, scusate, perché in effetti se no non sarebbe compreso. Allora, per ottenere la copia dell'atto depositato in ogni cancelleria, visto che si fa un deposito diretto, è necessario allegare anche una marca da bollo da 3,54 euro. Adesso purtroppo non dipende da noi, se volete avere naturalmente la vostra copia col timbro, però quello che vi ho detto, questo atto serve a voi come garanzia, assicurazione, cioè dovete dimostrare di averlo fatto, se altrimenti le cancellerie accolgono comunque la diffida, non vi rilasciano la copia per ricevuta, e dopodiché siete voi a dover dimostrare che effettivamente quel giorno avete fatto il deposito. Quindi purtroppo, complessivamente, considerando anche che dovete inviare poi al Ministro di Giustizia con raccomandata l'atto, e quindi c'è da sostenere anche quel costo, complessivamente questa azione viene a costare circa 25 euro. Okay? Considerate appunto una quota di un'assicurazione sulla vita. Posso una domanda? Prego. Caso in cui noi abbiamo bisogno di giustizia, noi stiamo chiedendo appunto che venga istituito il tribunale competente a giudicare le istanze e a giudicare ovviamente i cittadini di Trieste, del territorio libero di Trieste. Lo stiamo chiedendo in tutte le nostre opposizioni all'autorità giudiziaria italiana, chiedendo appunto che la stessa autorità giudiziaria italiana trasmetta per competenza alle Nazioni Unite, in particolare al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la richiesta.
noi ci stiamo allenando presso le Nazioni Unite facendo la stessa cosa, alla fine qualcuno dovrà dare risposta, ma fino a quando non verrà data risposta la situazione è bloccata, perché i giudici italiani non possono fare sentenza contro un cittadino dei Teletti che si appella al trattato di pace. Quindi io spero che si sblocchi il più rapidamente possibile a nostro favore la situazione, ma non si potrà ottenere tutto questo solo continuando ad esercitare fermamente i nostri diritti.